La Paglia Maria. A seguito della seconda votazione, condotta in quest'Aula, è risultata eletta sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Maria Chiara La Paglia. Io, sottoscritta Chiara La Paglia, giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Dal braccio sinistro, che me l'hanno insegnato a me così, dal braccio sinistro, si mette così. Dunque il comune di Caltagirone ha anche un baby sindaco. Mentre sono 20 giovanissimi eletti e quindi chiamati a far parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi, l'organo che collabora con le istituzioni pubbliche nella programmazione e promozione di iniziative a difesa dei giovani e per migliorarne le condizioni sociali e culturali. Si tratta di Loris Carobene, Gaetano Internullo, la eletta sindaco Maria Chiara La Paglia, Carlotta Roccaro dell'Istituto Comprensivo Piero Gobetti, Alessandro Gozza, Maria Grazia Streva, Matteo Messineo, Daniela Girella dell'Istituto Comprensivo Maria Montessori, Elena Mannino, Elena Aliotta, Riccardo San Martino, Angelica Francesca Criscione dell'Istituto Comprensivo Arcoleo Feltre, Cristian Mangione, Sofia Caristia, Monique Didio, Stefano Romano dell'Istituto Comprensivo Alessio Narbone, Flavia Alba, Salvatore Sciuto, Sofia Secondo e Cinzia Raccuglia, Scuola Paritaria Sacro Cuore. Sentiamo i loro auspici e come intendono condurre questo nuovo impegno civico. Sono felicissima, non me lo sarei mai aspettato, veramente felicissima. Adesso sicuramente mi renderò portavoce di tutte le esigenze, le proposte e le osservazioni dei ragazzi di Caltagirone. Per quanto riguarda lo sport, la scuola, la cultura, insomma tutte queste cose qua. Io avevo pensato di creare questi parchi della salute o attrezzare le palestre con appunto questi nuovi attrezzi che sostituiranno questi vecchi, così da poter praticare tante attività sportive qua che non esistono, come ad esempio la ginnastica artistica, ritmica, l'atletica. E sinceramente non lo so, può essere insomma che voglia far parte della politica, però una mia idea era anche diventare medico. Intanto mi è piaciuto che ognuno di noi ha espresso la propria opinione in questa sede di tutti gli assessori, il sindaco. E poi mi è piaciuto che molti ragazzi hanno espresso come vogliono valorizzare la città, facendo costruire o recuperando alcuni parcheggi che c'erano nella nostra città, che sono stati distrutti da molte persone che non si sa chi sono. E alcune persone infatti hanno detto che vogliono inserire delle telecamere in questi parco giochi dopo la ricostruzione, perché così si risale al colpevole. Io vorrei un po' valorizzare la scuola su fare molti progetti, molte gite e molto laboratorio. Per quanto riguarda il laboratorio, vorrei che oltre a quello di scienze che già stiamo facendo nella nostra scuola, nella mia scuola che è l'Istituto Comprensivo Arcoleo Feltre, vorrei che ci fossero altri progetti, come altri laboratori come quello informatico, di ceramica, di arte e di teatro. Per quanto riguarda il teatro, vorrei che tutti noi insieme realizzassimo degli spettacoli e poi portarli in scena per tutti i vari spazi aperti di Caltagirone, anche per valorizzare un po' la nostra città, l'arte, l'architettura che c'è nella nostra città. E poi vorrei anche molte gite anche per approfondire la nostra cultura. Vorrei che l'egregio signor sindaco desse dei finanziamenti alla scuola per praticamente per comprare, acquistare materiale didattico, i libri in accomodato d'uso per tutti, non solo per chi non supera il reddito, ma per tutti, e poi ad esempio i tablet e la cancelleria. Per quanto riguarda l'utilizzo dei tablet, vorrei l'utilizzo durante le ore scolastiche. Io sono scritta per Carlotta Roccaro, giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Non penso di essere severa perché poi, però penso di essere giusta.
Penso il fatto di costruire dei parco giochi, perché giustamente ognuno proporrà la giostra con cui gioca di più, con cui diciamo si diverte. È giusto rispettare il verde e anche curarlo, perché ed educare chi non cura e a chi non importa questo fatto, perché è importante. Già da piccoli riusciamo a capire l'importanza di chi noi diciamo prenderemo il posto di chi diciamo sta in questo momento più in alto di noi e di chi ha più esperienza. Sinceramente non mi aspettavo di diventare assessore, perché sono in terza media, sono di uscita, quindi era forse meglio se non mi prendevano, però mi fa molto piacere e ovviamente ringrazio anche Maria Chiara per avermi scelto. Ovviamente è sempre un qualcosa che ti porta verso il futuro, nel senso gli adulti poi lavorano nella politica e già lavorare a quest'età e avere le prime conoscenze secondo me è molto importante. Innanzitutto mi è piaciuto scoprire le carenze di Caltagirone in tutti i loro aspetti e ovviamente cercherò di appunto rinnovare Caltagirone in tutte le sue leggi. Mi è piaciuto tantissimo sentire tutto quello che pensavano la nostra città e gli altri ragazzi, ma anche che io sono stata nominata assessore. Ne la valorizzeremo in molti modi, accontentando, speriamo, quasi tutti i cittadini. Intanto per i bambini il nostro piano principale è costruire tanti nuovi parchi giochi, o per esempio, vorremmo incrementare la sicurezza nella nostra città, eccetera, eccetera. Di passare le strisce pedonali perché si fanno molti incidenti, perché a volte le strisce pedonali non si vedono. Poi riparare le buche nelle strade perché a volte delle macchine potrebbero causare incidenti. E poi soprattutto quello di ci sono a volte dei parchi giochi che sono rotti e allora più che crearne nuovi, ricostruirli. E infatti però mettere delle telecamere per chi per esempio i vandali che li distruggono, ma anche per esempio che li colorano. E mettere soprattutto anche più telecamere nei semafori per chi passa col rosso, che causano molti incidenti. Le mie proposte sullo sport sarebbero, non sono tante, ma sarebbero l'utilizzo della piscina comunale interna. Poi la seconda sarebbe l'utilizzo del palazzetto dello sport, dove si possono praticare gli sport in generale, tutti, e anche se può essere utilizzato per le persone bisognose che non hanno i soldi. E poi sarebbe un campo per gli skater, così non devono occupare spazio per strada, allo stesso tempo si possono divertire di più senza dare problemi a tutti gli altri. Poi la costruzione dei percorsi ciclabili, perché sono messi nelle zone più importanti, è così che non vanno a occupare troppo spazio e che costano troppo per essere fatte e occupano spazio, quindi le macchine poi non hanno spazio per posteggiare, eccetera. Io non credevo di essere eletta, però mi è piaciuto un sacco e ne sono felice che mi hanno votata e che ho avuto così tanti voti, e nella mia scuola neanche credevo di essere eletta perché c'erano quelli molto più grandi di me, pensavo che votavano loro, invece ho avuto 90 voti e quindi... Adesso io volevo fare più cose per i ragazzi, come ad esempio il Caltacomics, che non si fa da un sacco di tempo ed è una cosa che piaceva molto a tutti quanti, oppure rifare le strisce pedonali per attraversare, dato che ormai non si vedono più, dei parchi. Una finalità fondamentale che vogliamo raggiungere attraverso l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi è proprio educare i bambini all'esercizio della democrazia, all'esercizio della partecipazione democratica. La città è di tutti e anche dei bambini. I bambini hanno tanti progetti, tante idee, tanti sogni e lo hanno dimostrato attraverso i loro programmi. Programmi caratterizzati dalla concretezza ma anche dall'estrema validità delle iniziative che hanno proposto. I bambini hanno il diritto di dire la loro, hanno il diritto di esprimere le loro opinioni, ma al diritto dei bambini corrisponde un dovere da parte degli adulti di ascoltarli e di prenderli sul serio.
per i bambini probabilmente quello che stanno vivendo è un momento di gioco ed è bene che lo vivano così, ma i bambini non fanno troppa differenza tra ciò che è gioco e ciò che è realtà. Per noi grandi invece non deve essere una presa in giro, non deve essere semplicemente un momento folcloristico. I loro programmi devono essere ascoltati, devono essere presi in considerazione veramente con serietà e applicati per quanto è possibile. Il sindaco e l'intera amministrazione ci impegniamo proprio a mettere in pratica, a far diventare azioni concrete le loro aspirazioni e i loro desideri. Io sono rimasta veramente meravigliata ed edificata dalla qualità dei discorsi, dalla capacità comunicativa che hanno saputo esprimere, dalla capacità di interpretare i bisogni della nostra città. Sono veramente degli attenti osservatori e hanno segnalato problemi realissimi, veri, e veramente ci impegneremo per poter accontentare quelli che sono i loro desideri e dare corpo alle loro idee.